5 giorni dal convegno che si terrà a Torre del Greco, presso l'Hotel Poseidon, organizzato dall'Associazione Marittimi per il Futuro, in diretta su Facebook il consigliere Vincenzo Accardo ha duramente contestato i vari comunicati sindacali che ci sono stati dopo la denuncia da parte dell'armatore Vincenzo Onorato sulla poca difesa che fanno i sindacati per l'occupazione del lavoro marittimo italiano. Perché non so cosa deve dire, è normale. In questi giorni però hanno parlato dei lavoratori. Pure che abbiamo visto hanno attaccato questo armatore, perché si sa questo armatore, perché dicono come mai questo sta parlando, è l'unico ancora che parla dei marittimi e tutto quanto sta in silenzio. Ma che fanno? Dicono abbassare i toni, e uno fa l'armatore e uno dovrebbe fare il sindacato. Ma io penso quello che sto vedendo, il dottor Onorato fa sia l'armatore ma sta facendo pure il sindacato, perché il sindacato, che dovesse essere voce, Gelli, Cisi e Will, dovessi difendere tutti questi mariti, non lo dovrebbe fare questo armatore che fa tutte queste denunce di giornale, ma lo dovesse fare voi. Nei vari comunicati, che sono stati fatti sia dalla UIL Trasporti e dalla FILT CGIL, ha continuato Accardo, avete detto che il sindacato ha sempre difeso l'occupazione marittima, dando anche dei numeri degli occupati attualmente, e di come la legge 3098 abbia svolto un ruolo importante sull'occupazione marittima. Tutte belle parole, ma che attualmente non rispettano la grave disoccupazione marittima che sta vivendo attualmente il nostro comparto marittimo. Secondo me di Vittorio si sta girando su tutto il terreno, perché tutto parliamo, tutto ne parliamo, ma tante per difendere i marittimi italiani. Caro Dallazzi, vi faccio una domanda, e la faccio in giro, Cisio, questo lo dico io, questo lo dice l'accordo sindacale firmato da voi, ci sta dietro, tutto scritto, quasi può fare una prima immagine, così se la vedono bene, le loro firme, vedi bene, si vede bene? Poi giriamo questo qua avanti, vedi? Così lo facciamo dire bene. Questo è l'accordo che avete stipulato voi, dove si parla che prendete regolare, però non sto dicendo che state facendo cose illecite, regolare 180 euro a persona annuo, 180 euro. Cosa assume? Pasquale assume e quell'altro assume. Ancora oggi noi abbiamo un database qua e persone che vogliono imbarcare, ma nessuno deve venire a bussare. Ci sentite? Volete imbarcare? Ancora nessuno. Allora voglio dire, caro sindacato, ma quando fate, scrivete dei fiumi di parole e scrivete solo fiumi di parole, scrivete sempre, ma non consumate tutte queste carte, non li fate consumare, fate abbattere tanti di quegli alberi pure a vuoto. Non solo che scrivete non fate niente, ma fate abbattere anche degli alberi che fate distruggere anche la natura. Facciamoci una bella esame di coscienza, fatevela veramente bello forte.